in questi sette mesi e mezzo di vertenza mai è emerso qualcosa di concreto e anzi sono sempre emerse delle fortissime contraddizioni, ma avevamo il tempo a disposizione per poter fare dei passaggi e ricercare chiarezza. Il nulla di fatto che emerge oggi invece ci mette in una condizione diversa, perché manca una settimana e se c'è oggi un nulla di fatto, quello che mi chiedo a livello sindacale è: non c'è per noi come organizzazioni sindacali, ma la proprietà lo ha chiaro, oppure non c'è davvero neanche per la proprietà? Ancora nessun elemento concreto per la FIMER di Terra Nuova Bracciolini all'ennesimo incontro al MISE tra proprietà, istituzioni ed organizzazioni sindacali. La società ha infatti presentato una bozza di piano industriale che però non ha convinto i sindacati. Abbiamo cercato insieme al Ministero, alle istituzioni tutte di capire questa offerta e questa chiacchierata che hanno avuto col Tribunale che cosa ha portato, cioè cosa c'è in ballo, quali sono gli elementi più possibili chiari della prosecuzione dell'attività. Perché loro ribadiscono e vogliono investire sul rilancio dell'attività, però ancora ad oggi, a una settimana dalla presentazione del piano, non hanno certezza da dove arriveranno i soldi. Fermo restando che è arrivata l'offerta di Certina, che quindi in prospettiva all'omologa entrerà in ballo Certina, ma c'è da arrivarci all'omologa. Il prossimo 29 giugno l'azienda dovrà presentare in tribunale un progetto concreto e credibile con la conseguenza del concordato, oppure la vicenda prenderà tutt'altre direzioni. Quello che proveremo a capire in questa settimana sarà anche attraverso il Ministero provare a fare degli incontri anche con il fondo, che pare abbia fatto un'offerta, poi anche qui non è chiaro se è un'offerta vincolante o meno, per cercare di capire un po' quale potrebbe essere la prospettiva del fondo e provare insieme alla proprietà a entrare più nel dettaglio di come vorrebbero presentare il piano concordatario e l'eventuale in parallelo piano industriale. Resta dunque ancora attesa per i lavoratori impiegati nello stabilimento e nell'indotto. Quello che possiamo fare è continuare a monitorare con grande attenzione e con quei pochi strumenti che abbiamo di cercare di influire su questo percorso, che è difficile stando sempre dalla parte dei lavoratori, perché come sappiamo questo stabilimento e l'interindotto ha un'incidenza importantissima nel nostro tessuto socio-economico.